tutti, benvenuti in questo secondo video. Allora, dopo vari sondaggi fatti su Instagram dove vi chiedevo di dirmi quello che vi interessava di più sapere su tutta quanta la mia storia, ho capito che, visto che ci sono stati molti nuovi iscritti, mi interessava che vi raccontassi la mia storia, quindi un sunto da come è iniziato tutto ad oggi. Allora, partiamo con i sintomi, quindi partiamo proprio dall'inizio. Allora, è successo tutto a fine marzo, inizio aprile 2017, quando io vivevo a Trani con il mio fidanzato e lavoravo come call center. Iniziai a sentirmi male al lavoro, avevo dei forti mal di pancia, avevo delle fitte. Però riconducevo tutto a magari il troppo stress, stare lontana da casa, comunque una situazione completamente nuova, una vita diversa, oppure riconducevo tutto a qualche allergia, a qualche intolleranza, quindi non mi facevo molti problemi, anche perché stavo male la sera e poi il giorno dopo riprendeva tutto regolarmente, una vita normale. Però questi dolori continuavano, quindi andai dal medico di base che aveva sostenuto, anzi diagnosticato, una colite cronica. Allora ho iniziato a fare questa cura per appunto la colite per circa una settimana. In effetti andava tutto quanto molto meglio. Poi, finita la cura, i sintomi sono ritornati e ritornavano sempre più forti, tanto che non riuscivo neanche più a lavorare, quindi tornavo a casa. Al che ho chiamato il medico di nuovo e mi ha detto di riprendere questa cura, fino a che un mercoledì andai a un concerto e sentii male, 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 ma proprio da piangere, avevo dei forti crampi, non riuscivo a mangiare. Avevo mangiato solo a pranzo, la sera non ero neanche riuscita. Allora decidemmo io e Beppe di andare via da questo concerto e mi portò al pronto soccorso più vicino, a Bari. Non facciamo troppi nomi, a Bari. Arrivata in pronto soccorso ho vomitato tutto quello che avevo mangiato a pranzo. Vabbè, comunque entro, mi fanno una bella flebo di Toradol e faccio delle lastre. Dalle lastre non so in realtà perché non abbiano approfondito. Mi avevano detto che avevo un blocco intestinale, quindi di andare a casa, fare una cura di lassativi e tutto si sarebbe risolto così. Vado a casa, inizio questa cura di lassativi che va avanti per 2 giorni, ma non fa effetto. Premetto che fino a quel giorno non ho mai avuto problemi di stitichezza. Quando però capisco che questa cura non fa effetto, era di venerdì, torno in ospedale, in un altro ospedale, sempre a Bari, e tramite grazia delle conoscenze riesco ad evitare il pronto soccorso ed arrivare direttamente in reparto. In reparto ho trovato un medico gentilissimo che mi ha fatto un'altra analisi, mi ha fatto un clissere alto, si chiama, da lì uscì solo del sangue e quindi ritenne opportuno farmi altre analisi e quindi la sera feci la TAC. Per una grande serie di coincidenze, quel giorno stavano arrivando i miei genitori in Puglia per festeggiare il mio compleanno, che sarebbe stato da lì a pochi giorni. Però non sapevamo che il mattino seguente arrivarono i medici e dissero a mia madre: siete di Milano, andate a Milano perché c'è una massa, c'è un blocco intestinale, dobbiamo operare e quindi una volta che apriamo non sappiamo cosa troviamo, perciò è giusto che se voi siete di Milano andate, vi indirizziamo noi verso un ospedale, andate in cura là. E così la convalescenza era comunque molto più facile farla a casa mia con i miei genitori, quasi da non gravare anche troppo sul mio fidanzato, che avevamo 24 anni, e anche sulla sua famiglia. E quindi decidemmo di tornare a Milano. Arrivai a Milano,
Il giorno stesso, alle 10 i medici a Bari ci dissero andate, io a mezzogiorno ho preso l'aereo, anche lì tragedia per partire, vabbè, riesco ad arrivare a Milano. Tutto questo potete immaginare che, immaginatevi la scena, io e mia madre partiamo col primo aereo disponibile, mio padre e Beppe stavano arrivando in macchina a Milano. Perché tutta questa calma, tra virgolette, nei loro confronti? Perché io dovevo andare in cura in un determinato ospedale a Milano, solo che questo ospedale non ha il pronto soccorso, quindi essendo sabato non ricoveravano. Perciò mi avevano detto, tu a casa da sola non puoi stare, quindi vai in ospedale al Sacco, che sono molto bravi, se ti succede qualcosa possono intervenire, poi lunedì facciamo il trasferimento. Ragazzi, il lunedì non è arrivato perché la sera, penso fossero più o meno le 10, mi hanno svegliato dalla colon e di corsa in sala operatoria per appunto creare l'astomia, creare questo ano artifaciale sull'addome, ma questo lo sapete già. Mi sveglio dall'intervento, ovviamente sacca, sondino e tutto il resto appresso. Dopo vari giorni arriviamo al consulto con chirurghi e oncologi. Oncologi ed oncologi? Vabbè, insomma, con loro. Quindi 10 medici nella stanza che mi dicono Martina, la tua massa è una massa maligna, abbiamo l'istologico. Questa massa primaria al colon è stata rimossa completamente. C'è una metastasi al fegato, quindi al momento non ti possiamo operare perché il tuo corpo due operazioni insieme non le può sostenere, quindi adesso iniziamo con un po' di chemio. E infatti feci 4 cicli di chemio, le iniziai a fine maggio, quindi a maggio ho iniziato la chemio fino a luglio, sempre 3 giorni ogni 2 settimane. Facciamo la chemio, va tutto abbastanza bene, la tollero abbastanza bene, a parte vabbè la stanchezza. E in estate, dopo finita la chemio, inizio a perdere i capelli. La perdita dei capelli è stata data da molto stress, perché in realtà i miei farmaci non dovevano farmeli perdere, dovevano solo indebolirmi, però indebolendosi dalla chemio più lo stress è stata una combo letale per i capelli e ho iniziato a perderli. Arriviamo a settembre all'operazione al fegato. Sapevamo che era un'operazione molto tosta perché dovevano aprirmi, perché non riuscivano ad arrivare con la laparoscopia, dato che la metastasi era molto vicino all'aorta, quindi andando dentro solo con i ferri rischiavano di toccarla ed era un rischio inutile da correre. Perciò hanno optato per aprirmi completamente. Ragazzi, sono state 7 ore e 30 di intervento. Per me non sono state pesanti, io in sala operatoria mi sono goduta la morfina, ma ragazzi, io immagino che chi era fuori penso che sia stata l'attesa più, una delle attese più lunghe della vita, quindi non oso immaginare stare fuori per 7 ore e 30 cosa volesse significare. Però sono tornata su, insomma, sono tornata su che stavo anche, stavo rincoglionita dalla morfina. L'operazione è andata molto bene, sono riusciti a rimuovere tutto, hanno rimosso il quinto e il sesto segmento del fegato, tanto il fegato si rigenera quindi non ci sono problemi, e da lì abbiamo aspettato il tempo limite e abbiamo ricominciato la chemio. Io pensavo fosse anche meno di quella che avevo fatto prima, invece sono stati 6 cicli di chemioterapia, che sono iniziati ad ottobre-novembre, sono finiti il 9 di gennaio, una data che penso non mi scorderò mai nella mia vita. Dopodiché
Il 25 gennaio ho fatto la TAC di controllo per vedere come fosse andata la terapia e al cervello e al torace era tutto a posto, l'intestino tutto ok, al fegato è risultata un'ombra accanto alla clip metallica. Quindi hanno ritenuto opportuno, dati i precedenti, di fare una risonanza. Passano 15 giorni, faccio la risonanza e neanche la risonanza riesce a capire cosa sia quest'ombra. Perciò l'unica cosa che possiamo fare al momento è di tenerla sotto controllo. Fra 3 mesi rifaremo la TAC e vedremo cosa è successo, così possiamo capire se è un'ombra data dall'intervento precedente o un'altra metastasi al fegato. Ora il percorso ovviamente non è finito, però c'è una super bellissima notizia, che è quella che è arrivato è giunto il momento di togliere la sacca. Anche se c'è quest'ombra, non importa, non ci sono controindicazioni per l'operazione, quindi io sto aspettando la chiamata dall'ospedale, dove mi diranno il pre-ricovero, mi prenoteranno il pre-ricovero e prenoteremo l'operazione. Quindi così un capitolo si è chiuso, si chiuderà anzi, e io non vedo l'ora, nonostante la ripresa da questa operazione dicono sia molto tosta. Molto facile per i chirurghi, ma molto difficile per chi la subisce, perché comunque per un anno non avere determinati stimoli e non fare più quello che si faceva prima, tornare alla normalità deve essere abbastanza dura, ma ce la faremo. Quindi io con questo, ragazzi, non voglio creare allarmismi, cioè non è che adesso se avete un mal di pancia dovete mettervi le mani nei capelli o strapparveli, assolutamente no, però sì, questa è una raccomandazione che da quando mi è successa questa cosa faccio a tutti. Se voi siete convinti di avere qualcosa e non siete ipocondriaci, soprattutto se siete molto giovani, ragazzi, fatevi controllare, fatevi prescrivere tutte le analisi, soprattutto TAC e risonanze, che i medici non prescrivono a gente giovane perché siamo meno a rischio, ma non vuol dire che non siamo a rischio. Infatti io a 23 anni nessuno mi ha mai prescritto una TAC, perché alla mia età non lo ritenevano necessario. Ragazzi, se siete convinti, insistete, insistete, insistete. Mi raccomando, la prevenzione è importantissima. Non dite a me non capiterà mai, perché io lo spero che non vi capiti mai, ma non siamo immuni da queste cose, non ci crediamo finché non ci entriamo. Quindi veramente curatevi, fatevi vedere e tenete a voi stessi, perché molto spesso teniamo molto alle stronzate, teniamo ad avere l'ultimo fondotinta, l'ultimo pantalone di marca o l'ultima maglia firmata. Dobbiamo tenere a noi stessi, pensate sempre a voi e alla vostra salute, tutto il resto viene dopo. Vi avete fatto una domanda: come la mia famiglia e il mio fidanzato mi sono stati vicini in questo periodo? Allora, partiamo dal presupposto che non è stato facile per nessuno. Credo che l'unica persona che abbia realizzato veramente a pieno, per carattere, per una serie di motivi, è stata la mia mamma. Mia mamma, da quando mi sono svegliata all'operazione, mi ha detto: Martina, quello che sarà sarà, l'affrontiamo. Quindi mia madre mi è stata molto vicina e forse è stata anche l'unica che capiva realmente, cioè nel senso, mi spiego meglio, quando dicevo che stavo male mia madre mi diceva: ok, mettiti a letto, mentre sapete tutti gli altri papà, così gli uomini soprattutto sono un po' più, cercano di sollevarti un po' di più, sono magari forse meno realisti di noi donne, quindi cercavano sempre di tirarti su, però tutti mi sono stati molto accanto, anche se io mi ritengo di essere stata una persona molto forte, che non ha mai chiesto niente a nessuno e non ho neanche fatto una seduta da una psicologa
forse questo è quello che ho sbagliato, essere troppo forte da subito, perché poi quando sei troppo forte la gente fa più fatica a vedere quando stai male. Però ragazzi, mi sono tirata fuori, ci siamo tirati fuori, adesso speriamo che tutto vada per il meglio e speriamo di continuare così, speriamo che quell'ombra non sia niente e niente, un capitolo si chiuderà. Vi terrò molto aggiornati, se avete delle domande o me le scrivete nei commenti oppure mi contattate su Instagram, vi ricordo marti_luoni, mi trovate là. E niente, spero di avervi fatto un sunto chiaro di tutta la situazione in generale, fin là magari faremo qualche video un po' più specifico, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, io vi saluto, vi mando un bacio. E ci vediamo alla prossima. Ciao!